Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale, sull'angolo di Claudia. Allora, oggi andiamo a vedere i gemelli, l'ultimo segno d'aria. Ho fatto la bilancia, l'acquario, e adesso vediamo i gemelli. Vediamo un po' come andrà per i gemelli fino alla prossima luna piena. Ok? Allora, iniziamo subito a scegliere tre arcani maggiori per i gemelli. Scegliamo tre arcani maggiori. Allora, il diavolo, bagatto. Prendiamo adesso tre arcani minori e poi vediamo, facciamo la vostra lettura per i gemelli. Vediamo un po'. Tre arcani minori, beh, questo si è girato, quindi la prendiamo. Il 5 di spade. Il 6 di bastoni. Allora, gemelli, ma allora, innanzitutto qui abbiamo sicuramente delle energie, parliamo innanzitutto di energie, delle energie in progressivo miglioramento, quindi partiamo da un'energia anche, mi verrebbe da dire quasi tossica, ma nel senso di un'energia vostra che ha bisogno di pulizia, no? Dovete un po' liberarvi da pensieri, da concetti, da vostre idee limitanti che non vi permettono di essere sereni, fondamentalmente. E per poi comunque avviarvi verso invece un'energia molto più salda, molto più sicura e pronta a ripartire con tutto, diciamo, quello che voi desiderate fondamentalmente. E quindi anche perché avete, vi accorgerete che appunto avete tutto, diciamo, tutti gli strumenti e tutte le potenzialità per ottenere quello che volete. Se andiamo a vedere anche gli arcani minori, allora è lo stesso, diciamo, discorso che ho fatto prima, perché proprio corrispondono un po' alle energie degli arcani maggiori. Abbiamo un inizio, partite da un inizio turbolento. Mi verrebbe anche da dire per alcuni di voi che, però è un messaggio specifico, che c'è una persona, o siete voi anche, quindi, che vi siete allontanati da una situazione o da una persona che non vi piaceva per niente, ma verso, diciamo, l'avvicinarsi, come dicevo prima, no? Fino alla luna, alla prossima luna piena, quindi con l'avvicinarsi della prossima luna piena, c'è questa situazione che potrebbe ribaltarsi e potrebbe andare a vostro favore. O c'è proprio una persona che torna da voi, non è detto che sia una situazione sentimentale,
c'è una situazione che potrebbe andare a risolversi, ok? Che è appunto, diciamo, si è incrinata, anche un po' in malo modo, ma che potrebbe andare a risolversi. Questo è un messaggio in più. La parte principale, ovviamente, per tutti è assolutamente questo vostro modo di essere che parte un po' male, diciamo, un po' con forti tensioni, con il non voler, il non credere anche a certe cose, insomma, siete partite con una certa negatività. E ribadisco, per alcuni di voi, ma non per tutti, c'è proprio anche una certa tossicità che dovete proprio cercare di cui dovete cercare assolutamente di liberarvi. Poi ribadisco che c'è un miglioramento notevole, vi liberate di queste energie e vi trovate molto più saldi, molto più sicuri, con la voglia proprio con questo tre di bastoni di guardare avanti e di portare avanti le vostre cose, quello che desiderate. Così è, perché appunto con l'avvicinarsi della luna prossima, della prossima luna piena, c'è proprio un inizio, un potenziale inizio, ma direi proprio anche un inizio, perché abbiamo il 6 di bastoni, che è la carta proprio della realizzazione, del trionfo, quindi c'è proprio già, ci sono già dei segnali molto molto positivi per voi. E poi, ripeto, per alcuni di voi c'è una situazione da cui vi eravate allontanati, oppure una persona si è allontanata da voi, c'è stato proprio una diciamo un'incrinatura proprio anche brutta, ok? Che però con appunto il avvicinarsi della prossima luna piena potrebbe ribaltarsi e tornare ad un trionfo, insomma, ad un ristabilire, diciamo, un equilibrio che è venuto a mancare appunto riguardo questa situazione o questa persona in particolare. Ok, gemelli, allora questa è la vostra, diciamo, stesa da quando appunto la vedete alla prossima luna piena. E fatemi sapere nei commenti se qualcosa magari vi può avere rispecchiato, e io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!